romani, pubblico ve salutant! Come vi dicevo, il combattimento che vedrete non è coreografato ma agonistico. I combattenti cercano di colpire realmente i loro avversari e coloro che vengono colpiti da colpi di punta o di taglio si devono accasciare al suolo. I guerrieri vengono da 22 gruppi storici italiani ed europei presenti qui a Romans. Ogni associazione cura in maniera diversa gli aspetti degli allenamenti. Vige un regolamento internazionale sulle regole di ingaggio, ovvero sui colpi che sono consentiti e mettono KO l'avversario. Grazie a questo regolamento si possono incrociare sul campo di battaglia persone provenienti da scuole, nazioni, etnie diverse. Nella battaglia che state osservando, il corpo è totalmente bersaglio ad esclusione di testa, mani e piedi. Scoprirete dopo le varie modalità, perché ci sono terminate le battaglie, vedrete scontrarsi i guerrieri in quelle che erano proprio le tipologie di combattimento, il circolo del disonore, il circolo dell'onore, il combattimento sul ponte, e quindi vedrete le tante modalità di battaglia che potevano svolgersi. Vi dico fin d'ora che, visto che erano un popolo che sapeva ben combattere, ma anche ben mangiare, assolutamente, io sono appassionato di cucina, ed erano sorprendentissimi a tavola, perché non erano per nulla grezzi. E siccome ormai da tradizione qui si tiene un concorso di cucina, se volete scoprire il Masterchef Longobardo, alle ore 18:30, ovvero terminata la battaglia e i combattimenti, ci sarà la premiazione del concorso di cucina ispirato alla cucina longobarda. E intanto arrivano quelli che immagino essere i mercenari. Perché l'altra parte, chi è appassionato di calcio, uno dei grandi nemici che ha è il mercato calcistico, no? Chi va a comprare i giocatori da una parte e dall'altra. Beh, erano molto sensibili tutti i popoli dell'epoca a una divinità che tuttora è molto potente, ovvero il dio denaro, ok? Quindi succedeva che molto spesso si facessero delle vere e proprie compravendita di soldati e di armate, presentandosi con sonanti sesterzi e cercando di vincere la fedeltà. Da qui anche l'azione ripetuta e insistita di Grimoaldo, che cercava di cementare la fedeltà affinché non si trovassero situazioni dove quelli che prima erano alleati poi all'improvviso diventavano mercenari e diventavano nemici, perché questo avrebbe ovviamente squilibrato le forze in campo. Però, chissà se lo vedete rappresentato anche oggi, era veramente quasi sul campo di battaglia, immaginate che stanno per scendere sul campo di gara, vedere i giocatori cambiarsi la casacca e dire: guarda, non siamo più del Milan, siamo dell'Inter, oppure non siamo più con te Grimoaldo, siamo con Suburro, e cambiare. Le tecniche dell'esercito romano le conoscete, almeno per averle studiate a storia, tutti hanno una codifica e hanno un allenamento che li ha portati ad essere una delle macchine da guerra più temute della storia. Le capacità di cambiare i famosi allineamenti, le famose tecniche a tartaruga piuttosto che altri schieramenti, permettevano all'esercito romano di cambiare agilmente la strategia a seconda del terreno in cui si svolgeva la battaglia, ma anche di cambiare la strategia stessa all'interno della battaglia. E questo era un vantaggio non da poco. Oggi vedrete uno schieramento frontale, ma cercate di cogliere, dopo cercheremo magari di sentirlo anche, la capacità di vedere come si adattavano al
movimento degli avversari. Allora, io ricordo che tutti i fotografi addetti, se vogliono, possono inserirsi nella zona tra i due canapi. Ripeto, per questioni di sicurezza, tutto il nostro pubblico deve stare dietro, perché quello che vedrete non è... I due canapi sono quelli, signora. Okay. Sì, 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 tranquilla, lo so, lo so. No, no, è che io mi preoccupo perché... Romani, schieratevi per la foto! Aspetta che arriva un romano di corsa! Legionario! Secondo me ci sarà la caccia al bardo narratore a fine battaglia. Ho come l'impressione che dovrò darmela veramente a gambe levate. Ma, amici romani, oh, che famo! Cioè, mica... E intanto vediamo in lontananza arrivare l'armata longobarda, Re Grimoaldo sta guidando. Anzi, abbiamo detto che in campo ci va. Con suo figlio Romualdo. Li sentite in lontananza? Li sentono anche i legionari? Le urla di scherno ed incitamento prima della battaglia. Le raccomandazioni di Saburro. Ecco il corno di guerra che risuona in lontananza, ma che si fa sempre più vicino. Mentre arrivano altri guerrieri. Saranno dalla parte dei Longobardi o saranno dei mercenari? Goti! Attenzione! Temutissimi goti! Avari! L'abbiamo detto prima, un avaro cercò di rapire Grimoaldo. Ecco i mercenari che vanno ad unirsi, a rinforzare le fila. Costante II, vi ricordo, passa dalla Grecia per andare a cercare rinforzi e fa man bassa di tutti i mercenari che riesce ad acquisire. Avete sentito? Avari, goti, tutti quelli che possono schierarsi a favore dell'impero, dell'ultimo tentativo dell'impero romano, agli ordini di Costante II, dell'imperatore Costante II, e in questo caso del generale romano Saburro. Noi ve li presenteremo, ma ci tengo a dirlo, alla fine avrò modo di presentarvi gruppo per gruppo, ma dovete cogliere la preparazione, la dedizione, l'attenzione che tutti questi gruppi provenienti davvero da tutta Europa mettono in questa rappresentazione. Tendete l'orecchio! Si avvicina il momento della battaglia! Tendete l'orecchio! Sta per arrivare l'antagonista, Romualdo con i suoi Longobardi.
ecco l'esercito longobardo! Il corno di guerra! Accogliamoli con un grande applauso! Rullano i tamburi di guerra, risuonano gli scudi romani. Nessuna indicazione di paura deve essere concessa al nemico. Come vedete, per le questioni di sicurezza vengono fatti spostare tutte le persone, ovviamente, quindi io chiedo, please, all the person, don't stay here, is a forbidden zone for your safety, please. Come abbiamo visto prima, nella cerimonia di incoronazione, il ministro della fede a guardare anch'esso con occhio ostile il nemico, fronteggiato dal suo pari ruolo. Ho bisogno delle vostre mani ancora, sulle mani, insieme le mani. Lo stendardo. Non è lo scambio dei gagliardetti quello che vedete. Uno scambio di battute. Il longobardo ha chiesto: cosa fai da queste parti? E il romano ha chiesto: ma sai, mi piace la zona. Era impero romano. E Romualdo gli risponde: qualche secolo fa. Le battute poi si esauriscono nelle minacce.
Dannato arrogante questo imperatore romano. Dici che un guerriero romano è capace di abbattere la mia armata! Il romano chiede. Il romano dice che ha un gigante pronto a sconfiggere l'intera armata longobarda. E si presenta al tribuno tra l'ilarità. Dov'è il gigante? Chiede il longobardo. L'insulto della battuta a sminuire l'esercito longobardo. E allora scelgono uno dei longobardi per combattere, battagliare per primi con il tribuno. E allora Romualdo dice che se il romano batterà il longobardo, gli daranno la possibilità di rientrare senza danni a Costantinopoli. Come vedete, il ministro di fede sta praticando esercizio di pace, no? Incitando e preparando alla battaglia i guerrieri. Anche voi! Anche voi! Le mani! Le mani! Ho bisogno di voi! In furia, la battaglia! E allora, non è servito il duello iniziale, non è servito a pacificare nulla. L'inevitabile si sta avvicinando, gli schieramenti si stanno avvicinando per affrontarsi. Questo è il clangore delle armi. Formano una prima linea. E sul suolo di Benevento sta per andare in scena l'attesa battaglia. Gli schieramenti si guardano da dietro lo scudo, sotto l'elmo. Ormai siamo al momento dello scontro delle prime linee. Le lance
si abbassano gli scudi a proteggere il corpo, si rompono. Me? Vedo male il drone. Sì, anch'io, però è troppo basso. O è un noi, no, quindi allora non ho un cazzo, no, perché distrugge il drone. Sì, sì, perché sì. Perché non vede i rami. Oh, è lì. Sì, 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 sì. Si fronteggiano uno di fronte all'altro, sembra in stallo, stanno cercando il varco da dietro ed è un momento, si rinforzano gli schieramenti, sono pronte le linee dietro in attesa del varco, in attesa del momento di cedimento di una delle due linee avversarie. Sale l'adrenalina e l'attesa. Si coprono i buchi lasciati dai compagni caduti. Avanzano i Longobardi. Ma cadono da entrambi gli schieramenti. Lentamente, ma inesorabilmente, si assottigliano le due armate. Sta avanzando metro dopo metro l'esercito composto da romani e dai mercenari. Furia, la battaglia selvaggia, in ogni scontro ormai le linee si sono disunite, avanzano i romani quasi implacabili, rispondono con coraggio, ardore, ma cade anche cade anche il ministro di culto e i romani possono festeggiare la vittoria, ride all'esercito romano. I
Io vi chiedo un grande applauso perché, come ho detto prima, se voi vedete la pesantezza delle armature di questi ragazzi e vedete la veridicità dello scontro, si meritano tutto il vostro grande applauso! E risorge, è risorto anche il leader Romualdo. Allora vi chiedo una cosa, un attimo di attenzione. Come vedete, qui si riscrive la storia. A Benevento quella volta fu l'esercito longobardo a trionfare. Oggi avete sentito e avete visto i vessilli di Roma prevalere dopo una battaglia davvero intensa sui nostri longobardi. Per loro, prima abbiamo detto, ci sono le monete che possono pagarli. Quelle monete non ci sono più. Ma quelle monete siete voi, sono da tutta Europa per voi, e allora vi chiedo davvero, ripagateli con un grande applauso! E adesso, quello che vi ho detto prima, avete visto la battaglia campale, ma ci sono tanti modi di combattere. Uno di questi è affascinante e si chiama Circolo del Disonore. Si tratta di un tutto, tutti contro tutti. Non ci sono regole, bisogna solo, rimanere in vita. Si cambia la modalità di combattimento inserendo il cosiddetto fattore battaglia. Avrete modo di assistere a un combattimento di tutti contro tutti nel tentativo di simulare l'essenza vera di una battaglia. Prima avete visto schieramento contro schieramento, ma in una battaglia, rotti gli schieramenti, succedeva tutt'altro. Succedevano 4 contro 1, 1 contro 1, 1 contro tutti. C'era solo una situazione comune, non c'era la fuga. C'era un nemico o da uccidere o dal quale rimanere ucciso. Dovrà uscire un solo vincitore dal caos di questa lotta. E voi, spettatori di Romance, scegliete! Il guerriero a voi favorito! Oggi avete il modo di essere i tifosi e i portafortuna dei guerrieri che scenderanno su questo campo di battaglia per il Circolo del Disonore. Sguainano già le loro armi. Sono pronti a questo Circolo del Disonore. Però, prima di una battaglia, seguite loro! Alla battaglia!
E adesso sono in circolo! E stanno per scendere, ognuno con la sua arma! Scudi grezzi, scudi bellissimi, spade lunghe o corte, lance. Le mani! Le mani! Ed è battaglia! E mo mi sposto pure io però, eh. Come vedete si possono organizzare tutti contro tutti, a gruppi, a drappelli, accerchiandoli, alle spalle. Colpiti alle spalle, come vedete, non c'è attimo di tregua, non si possono girare, vengono, ma cedono alle spalle, cedono alle spalle e cadono, mai girare le spalle. Come vedete si coprono. Cade Saburro, ma cadono anche. Come vedete, il disonore di colpire alle spalle non vale in questa battaglia. Ma vale che il vostro speaker deve tenere l'attenzione su chi gli arriva vicino, eh. Lascia anche. Come vedete, tutti contro tutti, non c'è amico, ne resterà soltanto uno, ci sarà solo un Highlander. E mentre il nostro drone ci sorvola, momenti di stasi per decidere chi attaccare, dove rifugiarsi o attendere. E hanno trovato l'alleanza, ma l'alleanza, come vedete, hanno trovato anche loro l'alleanza, e quindi sarà schieramento contro schieramento. Puntano Romualdo. Cadono ancora! Cade anche Romualdo! La battaglia in furia! Ne rimangono cinque! Lascia! Si allea con la lunga spada! Ne rimangono quattro, coltello è... Coltello e ascia, potrebbero essere due contro uno, ma attende,
attende, si estrae da questa battaglia, lascia che se la vedano loro, vedremo chi uscirà vincitore da questo duello che consegnerà al Longobardo che aspetta armato di coltello, recupera il suo scudo. Si sentono le urla dal proprio schieramento, lo scudo, prezioso alleato. Come vedete torna sul campo di battaglia, non rimane attendista. Propone nuovamente un'alleanza, ma quanto sarà veritiera? Quanto sarà reale? La battaglia in furia, ormai sono stanchissimi. Come vedete la lingua pende, la lingua, sono pesantissimi questi scudi, ragazzi. Io vi invito dopo ad alzarne uno, provate a tenere per qualche istante lo scudo alzato, davvero capirete perché questa è una disciplina sportiva agonistica. E cade, e adesso un applauso all'ultima battaglia, un applauso! L'ultima sfida! Ne resterà soltanto uno! Infermieri per cortesia, infermieri per cortesia. Un applauso, come vedete, non c'è finzione. Come vedete, giù in fondo, ferita alla testa, giù in fondo, ferita alla testa. Fermo, fermo, sono qui, lì, davanti a te, davanti a te, davanti a te, davanti a te, qua, 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 ehi, 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 stop it, please, stop it. E adesso avete visto il circolo del disonore e adesso vedete il circolo dell'onore. Come vedete quando vi chiedo di applaudire, di fare davvero sentire questi ragazzi importanti perché le ferite ci sono, questa è la crudezza di una battaglia, questa è la crudezza di un combattimento, qui non c'è la rievocazione fine a se stessa. La società longobarda era una società tribale e guerriera, dove il valore e la forza avevano una grandissima importanza. Per questo motivo era importante definire chi fossero i guerrieri più valorosi, chi poteva avere l'onore di sorreggere lo stendardo in battaglia. Sì, sì. Io vi invito gentilmente, seguiteci. I nostri paramedici sono all'opera, i ragazzi sono allenati e sono tutti consci di quello che stanno facendo, per cui vi invito a seguire lo spettacolo che c'è qui, lasciando anche ovviamente i paramedici al loro lavoro, grazie. I guerrieri si sfideranno in questo caso in duelli uno contro uno, questo è il circolo dell'onore, non del disonore, uno contro uno finché non verrà decretato il vincitore. E allora si preparano, alzano le spade i guerrieri che vanno a combattere per questo circolo dell'onore. Prima abbiamo visto il circolo del disonore,
mentre adesso uno contro uno. Questa è una regola fondamentale, perché per dimostrare la propria forza, l'onore era parte fondamentale delle doti da dimostrare. Non poteva aspirare al titolo di più forte un guerriero che disonorava gli altri. Per cui questo è uno contro uno. Ancora pubblico! Ancora un applauso per i nostri guerrieri! Al tempo dei... col tamburo! Ancora! Uno contro uno. Come vedete, si apre il parco dei combattenti uno contro uno e cominciano i duelli. Si stanno assottigliando, si guardano i due guerrieri più massicci, si guardano il romano e il longobardo, si chiamano, si sfidano! Il colosso eccede, il colosso romano sotto i colpi di Romualdo. Ancora duelli e continuano anche Saburro. Anche Saburro, il generale romano sul cui scudo campeggia l'aquila di Roma, attende. Ancora le mani! Mentre è infinito questo duello! Infiniti i duelli, ma rimangono in tre! E allora, per un attimo di respiro, si toglie la spada, la protezione, e attende chi arriverà dall'altra parte, la lunga lancia o lo scudo e la spada del leader longobardo. Ansima, il guerriero, ma cede sotto il colpo della spada, e allora
Non vi sento, Romance! La sfida finale! Il duello finale! Le mani! Le mani! Vi stanno chiamando! Vi stanno chiamando! Seguite il tamburo! Seguite il tamburo! Si studiano! E allora con un colpo di spada! E il re longobardo a ricevere! E allora permettimi un applauso anche al nostro Ivan, che come vedete sta bene, è stato curato! E questo per spiegarvi il coraggio, la lealtà, la dedizione che questi ragazzi hanno nel praticare quella che vi ho detto prima, è una disciplina sportiva agonistica. Come tutte le discipline, immaginate, può essere la box, piuttosto che le arti marziali miste, piuttosto che altro, c'è il contatto. Ma come vedete sono preparati, sono allenati, sono pronti anche i nostri paramedici e quindi si svolge tutto nei termini della regolarità, ma capite anche perché vi facciamo stare dietro le corde per sicurezza, perché ovviamente loro sono preparati e voi no. Anch'io sono distrutto. E adesso c'è il combattimento del ponte. E adesso attenti, perché ragazzi, se prima la testa era elemento bandito dallo scontro, ma come avete visto può essere successo, adesso la testa è bersaglio di battaglia. Il combattimento sul ponte. Sistema di combattimento Eastern Style, ovvero lo stile che si usa nell'Est Europa, dove anche la testa diviene bersaglio. Per questo motivo scendono sul campo di battaglia solo i guerrieri più preparati e per questo verrà offerto un livello di agonismo e qualità assolutamente di primissimo livello. Creeremo in mezzo al campo un passaggio stretto che rappresenta appunto un ponte. Immaginate due guerrieri all'interno di questa strettoia. Può essere la via di un villaggio, di un castello o come un ponte. Ci saranno formazioni di 5-6 soldati e dietro di loro a terra uno scudo. Simbolo di qualcuno da difendere. Lo scopo sarà riuscire a colpire lo scudo dietro la linea nemica. 4 squadre, quindi 2 semifinali e una finale. Per coinvolgere voi, ognuna delle 4 squadre avrà un colore di riconoscimento. Metteremo un cesto con 4 fettucce uguali. E potremo chiamare dei bambini a sorteggiare, attendiamo le 4 squadre e poi sorteggeremo i colori che dovranno avere questi ragazzi, questi guerrieri in questa sfida. Questo è il ponte, questa sarà la strettoia, nessuna via di fuga, nessuna possibilità di arretrare. Ci sarà uno scudo che, come ho detto, rappresenterà qualcuno da difendere, qualcuno da recuperare. Quando la squadra che avanza colpirà lo scudo, in quel momento avrà vinto. Sicuro,
proprio. Fai. No, ma tanto loro stanno dentro. Allora verrà eseguita una sfida. Hanno scelto per due schieramenti, adesso capiremo se da 6 o da 7. 6 o 7, Matteo? 7 contro 7, 7 guerrieri. Contro me, unico italiano, con ragazzi ciechi di Scavelli. Allora saranno i Nordegard. 7 del Nordegard più Matteo in rappresentanza degli Inviti Lupi. Questo è lo scudo che dovranno battere 4 passi dopo l'uscita. Dalla Repubblica Ceca agli Sclaveni, i Nordegard dall'altra parte, ancora una volta chiamo voi ad essere protagonisti, diamogli la carica, un grande applauso! La linea non era dritta, quindi il campo di chi avanzava era più largo, si corregge il campo, perché ovviamente deve essere un corridoio stretto e univoco per entrambi. Vi ricordo, e questa è la parte che ci terrà col fiato sospeso, che la testa è bersaglio. La testa adesso è bersaglio, signori. E adesso sale l'attesa, l'adrenalina per questa ennesima battaglia. Come vedrete, proprio la raccomandazione delle lance ovviamente sono la parte più pericolosa da maneggiare e sappiamo anche quanto siano pericolose nel momento stesso della battaglia, perché il movimento, il gesto deve essere controllato. Saranno 5 sfide, il primo che arriva a 3. Ancora con i tamburi! Roma! Il primo punto è assegnato. Le raccomandazioni, come fosse proprio una squadra, l'abbiamo sentito, i due capitani, tenete gli scudi alti, tenete gli scudi alti. Avete visto, hanno rotto la formazione abbassando gli scudi degli avversari. Abbassando lo scudo hanno aperto il bersaglio
per chi seguiva da dietro come fosse una falange che ha potuto avanzare con la spada. It's all okay? Are you ready? La corda, ok, la stanno tendendo. Ancora? Sì? C'è chi batte le mani? C'è chi dà il via? Ancora Romans! Si parte per la seconda! Andiamo! Stai tranquillo. It's all okay. Have the hammer. E allora combattete! E ancora il secondo punto! E per gli azzurri! E allora non vi sentono! Hanno bisogno di voi! Devono riprendersi! Vi chiamano! It's all okay? Yes. Ready? E allora ancora una volta! Combattete! La vittoria! Romans, un applauso ai vincitori! Schieratevi! Stop. Linea coi gruppi, please, all the guys, please, in line. For the presentation, please. In the line, all the... E adesso davvero. Quella che state per vedere adesso, quella che stiamo per fare adesso, è la parte che li gratifica di più. È la parte che si offre a voi. Ripeto, sono ragazzi che lavorano, che fanno chilometri su chilometri e sacrifici per essere qui per il vostro divertimento. Adesso li chiameremo uno alla volta, ma davvero chiedo a tutti voi, se vi hanno emozionato, se avete visto quanto ci mettono in tutti i sensi la faccia, vi chiedo di fare un grande applauso perché, ripeto, la vera moneta con cui vengono ripagati i sacrifici di questi ragazzi per tenere viva questa tradizione è sentire il vostro applauso e la vostra felicità per averli visti. One step? Beh, siete tantissimi quest'anno. Allora, facciamo una cosa. Matteo, ti faccio io una proposta.
li fai venire qua davanti una volta e scalano. Eh? Manca solo che Paoli latino. Nordegaard, come with me. Here. Da dove Matteo che non mi ricordo. Yeah. In line. Voglio sentirvi dall'Ungheria, Nordega! Elvagard. Dal Veneto! Benevento. L'abbiamo detto, proprio dove si è combattuta la battaglia, che abbiamo per nulla simulato, ma che vi abbiamo raccontato con la stessa crudezza con cui si è combattuta. Benevento, Longobarda! Dalla Repubblica Ceca, Sklaveni! Dal Piemonte! Insumbria, Antiqua! Dalla Baviera! Project, dove siete? Da Trieste! Aval Project! Austria from Österreich, War Juni! Dal Veneto e? Da tutta Italia. E dimmi il nome. I romani sono una piaga, lo sai, no? I romani... Numerus Italorum!
i guardiani, Guardian of Zagreb della Croazia! The Pope? Hughes? Okay, he's back in Rome. He's in the chart. Quarto decimano. Austria, Slovacchia, Austria, Slovacchia e Francia. Quarto decimano! Dalla Bulgaria e Grecia. E allora aggiungiamo ancora un'altra nazione a questa nostra bellissima Maos Maiorum. Dall'Abruzzo, Numerus Quintano! Asier? Dalla Spagna, Asier! Invicti Lupi? Sandra, anche tu, per piacere. Da Romance! Invicti! Lupi! Fate tutti un passo avanti, che vi vedano fino a qui, tutti insieme, venite avanti, ci offriamo ancora all'applauso del nostro pubblico, un grande applauso da tutta Europa a questi ragazzi! Allora, mentre loro adesso hanno il meritato riposo, voi avete due possibilità. Io quando